Ciao Antonio, piacere. Ivan, piacere. Allora, dove siamo? Ah, qua siamo a Neive, in Piemonte. Sì. E siamo nella zona del Barbaresco. Allora, noi siamo venuti qua a vedere preciso un materiale che usi te, francese? Decompattatore per il vigneto. Certo. E finalmente ho trovato la macchina giusta per il suolo del vigneto. Ha un risultato soddisfacente. Quindi? E questa è la macchina che ti dicevo, il Cultivigna. E quindi questa lama ti conviene abbastanza bene, perché sì, apri poca, però fa un bel movimento. Sì, fa un bel movimento, alza bene il terreno, te lo decompatta dove sei passato prima con i cingolati o gommati, senza rovinare il tappeto erboso. Certo. Per evitare erosione dell'acqua, sì, calpestii dopo la pioggia. Passi uno senza dire. Solitamente uno ne alterno uno sì e uno no. Okay. Poi dopo un po' di tempo passo l'altro. Sono molto molto sorpreso di vedere come lavora l'attrezzo sul tuo terreno, perché lo vedevo molto forte e invece si apre perfetto. Sì, lo apre, cioè lo solleva, ma ti lascia il terreno, diciamo il tappeto erboso, che tu puoi lavorare in qualsiasi momento senza alcun problema di scrollamento o anche dopo una pioggia, non hai certo, problemi. Certo. E il rullo fa un bel lavoro dietro perché rimane abbastanza liscio e... Sì, sì, diciamo che non schiaccia troppo perché è vuoto, io l'ho voluto così. Per il peso. Per non compattare di nuovo il terreno. Perfetto. Quindi andiamo anche a evitare erosioni dell'acqua. Grazie mille dell'ospiti, grazie, è stato a te un piacere. Della visita, mi sono permesso di farti un regalo. Grazie mille. Questo è il risultato di anni, visto anche come lavoriamo nel vigneto, come... Certo, certo. Grazie mille. Okay. A presto, ciao, buonasera. Ciao, grazie. Ciao.